Sono Eleonora, mi occupo di raccolta fondi da circa 10 anni per l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, che ha dato vita proprio 10 anni fa al progetto La Semente. Sostenibilità presente per l'agenda del futuro. Voci al femminile. Economia circolare, lavoro e innovazione. Tre esempi di mondi possibili. Questa storia ci parla di lavoro e inclusione. Siamo alla Semente, progetto di agricoltura sociale, e oggi siamo con Eleonora che ci racconta da dove parte questo progetto. La Semente nasce dall'incontro di un gruppo di famiglie che, accomunate dalla problematica e dalla difficoltà quotidiana di dover gestire figli adulti con autismo, cercano di trovare una risposta e la trovano mettendosi insieme, in sinergia e costituendo, il progetto La Semente, che ha due anime. Un'anima che è puramente sociosanitaria, perché è un centro diurno che si occupa di, in qualche modo, accogliere ragazzi con autismo di età adulta per avviarli al mondo del lavoro. Ci troviamo a Spello, ai piedi del Monte Subasio, in Umbria, in un contesto paesaggistico e naturalistico di pregio, ed è qui che si svolge l'attività della Semente, o meglio, le attività di questo progetto, che è un progetto di agricoltura, di autonomia lavorativa e di ricettività, pienamente inserito nella propria comunità. Abbiamo un laboratorio di orto che ci consente di preparare questi ragazzi poi all'aspetto, puramente di coltivazione agricola commerciale. Lavoriamo molto sulle autonomie, perché appunto vogliamo dare non solo l'opportunità di inserimento lavorativo a questi ragazzi, ma anche di autonomia di vita. E l'altro aspetto importante, abbiamo un laboratorio dedicato alla gestione di una camera, diciamo, che li prepara un po' a quello che è il contesto poi della struttura ricettiva, che nasce all'atere del centro diurno La Semente, perché vi dicevo che questo progetto ha due anime, una puramente sociosanitaria, appunto il centro diurno, e l'altra è un'anima commerciale. L'anima commerciale nasce nel 2016 e è un completamento dell'aspetto sociosanitario, perché se un ragazzo ben preparato, all'interno del contesto sociosanitario del centro diurno può approdare, diciamo, veramente al mondo del lavoro con un contratto, vero e proprio, e per aver questo risultato, abbiamo pensato di costituire una cooperativa che ha lo stesso, porta lo stesso nome, diciamo, del progetto, Cooperativa Agricola Sociale La Semente, che si snoda sulla parte agricola sociale e sulla ricettività turistica all'interno dell'agriturismo. L'agriturismo è organizzato con delle camere che vengono gestite sia in arrivo che in partenza dei turisti dai ragazzi, affiancati dai loro operatori e dallo staff della cooperativa, e poi abbiamo una cucina che funziona per le colazioni degli ospiti dell'agriturismo, ma anche come diciamo, servizio mensa, servizio catering, tutti i giorni, perché viene a in qualche modo supportare la mensa dei ragazzi del centro diurno, ma poi andiamo a supportare anche altri servizi di catering esterni, perché supportiamo un centro sociosanitario di Castelnuovo, e poi dopo il Covid, o meglio durante il Covid, si è aperta una grande opportunità. Il progetto si chiama Mensa Francescana. Tutti i giorni andiamo ad elargire 40 pasti per famiglie con difficoltà socio-economiche che ci sono state segnalate dagli assistenti sociali del Comune di Bastia e dalla Caritas di Assisi. Un bel progetto relazionale, perché chi va poi a consegnare effettivamente il pasto caldo sono i nostri ragazzi. Adesso sentiamo in concreto cosa significa fare un inserimento lavorativo di una persona autistica. E Mario è stato uno dei primi ragazzi che dal centro diurno è approdato in cooperativa.
Eleonora ci spiega in che modo. Mario è stato uno dei primi ragazzi che dal centro diurno è in qualche modo approdato in cooperativa. Abbiamo cercato di valorizzare in lui un aspetto che poteva sembrare problematico, perché ecco, lui è appassionatissimo di numeri, di matematica, di astrologia, di numerologia, e abbiamo cercato comunque ecco, di valorizzare questo aspetto portandolo un po' nella cooperativa, perché oggi Mario insieme ad altri ragazzi è un socio lavoratore della cooperativa e è stato il primo a fare questo percorso di formazione e anche di crescita. E come abbiamo fatto a valorizzarlo? Per esempio, una delle mansioni che lui svolge quotidianamente è la pulizia e il conteggio delle uova. Quindi lui la mattina prende il suo cestino, va nel pollaio, insomma recupera tutte le uova che ci sono, poi torna nel laboratorio, inizia a pulire una ad una, le conta, le mette nelle confezioni, quindi poi no, fa tutto questo lavoro un po' di contabilizzazione. E in qualche modo no, non lo abbiamo sradicato del tutto da quello che era no, il suo mondo, che in realtà lo portava anche ad additarsi e quindi a entrare un po' in una situazione critica, delle mentalizzazioni matematiche un po' strane. Abbiamo cercato di utilizzare questa sua fragilità in un contesto però reale. Quindi in questo modo no, la numerologia che ogni tanto esce fuori l'adopera in senso positivo nel conteggio delle uova. Quindi lui è l'addetto al laboratorio della raccolta, pulizia e sistemazione delle uova. Quindi ci sono stati ovviamente dei percorsi, come capite, anche personalizzati. Cerchiamo di partire dalle loro fragilità per far sì che queste diventino un punto di forza. Però poi cerchiamo anche di rispettare no, quelli che sono un po' le personalità dei nostri ragazzi, le peculiarità dei nostri ragazzi, perché ovviamente deve essere un'esperienza sì lavorativa, ma anche un'esperienza personale positiva. No? Quindi da lì devono uscire che a fine giornata lavorativa si portano a casa un'esperienza non frustrante, ma un'esperienza ovviamente bella, di crescita anche umana. Abbiamo sempre insomma forse avuto questo sguardo innovativo. Sono molti i risultati raggiunti dalla Semente in questi anni, ma nulla è scontato, soprattutto dopo questi 2 anni di pandemia. Ad oggi, dopo anche tutta la parentesi legata alla pandemia, l'obiettivo più forte che abbiamo sentito era quello di restare in piedi, e non è stato scontato, perché come ben sapete purtroppo tante realtà hanno dovuto chiudere o mandare in cassa integrazione, e per noi sarebbe stata comunque una, non dico una sconfitta, ma sicuramente una perdita anche a livello umano, perché interrompere l'inserimento lavorativo vuol dire interrompere anche una prospettiva di vita per i nostri ragazzi, che trovano nell'alzarsi la mattina e venire a lavorare alla Semente sicuramente uno scopo di vita. E vi dico insomma che è bello vederci la mattina anche con l'entusiasmo e le difficoltà che poi la quotidianità ci impone, però esserci, essere in quel posto, animarlo, ognuno nella propria mansione. E sicuramente, ecco, aver scavallato la difficoltà del Covid non è stata una banalità, ce l'abbiamo fatta, quindi credo che questo già sia un messaggio positivo per la comunità e anche una testimonianza di essere capaci comunque di gestire quello che abbiamo tra le mani. Anche a livello proprio di evidenza verso le istituzioni insomma del territorio, che in qualche modo ci hanno sempre supportato. La visione qual è? Non solo mantenere quello che oggi abbiamo, ma continuare ad aumentare le numeriche degli inserimenti lavorativi, perché abbiamo visto comunque che attraverso il lavoro non c'è solo un entusiasmo diverso nei ragazzi, ma c'è un entusiasmo diverso nelle famiglie. Posso portarvi un esempio molto concreto. Mario, che è uno dei ragazzi che lavora in cooperativa, più o meno ha 40 anni. Se facciamo un rapido conto, i familiari si aggirano intorno ai 70 anni. Dati concreti per dirvi che comunque, con tutto il bene che possiamo volere alle famiglie dei nostri ragazzi, ma tutti abbiamo un fine corsa.
Questo vuol dire che se noi non siamo in grado di dare una prospettiva lavorativa e di vita a questi ragazzi, qualora saranno lasciati insomma dalle loro famiglie, se non hanno appunto una struttura, no? Che li aiuta e li accompagna, ovviamente tornano ad essere smarriti come erano anni fa. E è per questo che la visione che stiamo costruendo in parallelo con gli inserimenti lavorativi sono anche progetti di vita indipendente e di autonomia di vita. Quindi lavoro, integrazione e autonomia sono gli ingredienti di questo progetto di inclusione, che anno dopo anno apre vie nuove e modelli innovativi, riconosciuti e sostenuti da una rete che oggi è diventata comunità. A livello di comunità siamo percepiti come una realtà positiva, perché non abbiamo mai puntato sull'aspetto dell'assistenzialismo, ma abbiamo sempre fatto sì che i nostri ragazzi fossero alla pari con tutte le altre figure che ruotano all'interno del progetto La Semente. E per cui posso dirvi in chiusura della storia che ho raccontato e che me la sento fortemente mia, perché comunque un pezzo di vita è lì alla Semente, un pezzo della mia vita è lì alla Semente, vi posso dire che comunque tutti i ragazzi della Semente sono anche figli della comunità di riferimento della Semente, perché ormai insomma a limiti di Spello, Cannara, nei territori insomma circostanti siamo un po' noti a tutti. Quindi io direi, ecco, che se fossi la mamma di uno dei ragazzi che lavora in questa realtà non mi preoccuperei. Abbiamo portato talmente tanto valore aggiunto che sicuramente la comunità insomma non abbandonerà, ecco, le persone che comunque hanno costruito tutto questo valore aggiunto negli anni. Per cui sono certa insomma che i ragazzi rimarranno parte integrante di questa comunità, nonostante i percorsi poi che ogni famiglia, per questioni anagrafiche, dovrà sarà costretta insomma a fare. Sostenibilità presente per l'agenda del futuro è un podcast realizzato da Giorgio Vicario. Le musiche e il sound design sono a cura del collettivo VidVid.